Un antico apparentamento lega la ceramica al vino. Secondo la mitologia greca, risale alle stesse origini della ceramica, che si deve all'invenzione dell'ateniese Cheramos, figlio di Arianna e per l'appunto di Dioniso, dio del vino e dell'estasi. Oggi ci troviamo a Torgiano, tra i principali centri vinicoli umbri, per conoscere le raccolte di ceramica della Fondazione Lungarotti che sono organizzate e allestite in due musei. Il MUVIT, il Museo del Vino di Torgiano, fondato nel 1974, e il MOO, acronimo del Museo dell'Olivo e dell'Olio di più recente costituzione. Si tratta di due importanti realtà museali che, benché private, per la loro funzione culturale e per la loro fruibilità pubblica, fanno parte della rete dei musei della Regione Umbria. La ceramica ha in entrambi i musei una presenza rilevante e un significato ampio. Da una parte le ceramiche sono esposte con riferimento agli usi funzionali del vino e dell'olio, e sono perciò esempi della cultura materiale che fin dall'antichità ha prodotto manufatti e utili alla conservazione e alla somministrazione sia del vino che dell'olio. Pertanto osserveremo in particolare le forme assunte dai contenitori, dai versatori, che rivelano invariabilmente una collaudata funzionalità e utilità. Dall'altra parte, gli usi culturali del vino e del bere, con i loro significati di convivialità e di socialità, nonché di enfatizzazione delle facoltà umane, hanno favorito una interpretazione aulica, dove la pittura e la decorazione della ceramica si è esercitata fino alle forme più raffinate. Nel Rinascimento, ad esempio, con il lustro e con gli storiati, e ai giorni nostri con sculture ceramiche concettuali e simboliche. Infatti, dobbiamo dire ai giorni nostri perché nei due musei la ceramica si è arricchita nel tempo di opere contemporanee di artisti di chiara fama, grazie alla volontà della Fondazione e dei suoi animatori. Si tratta pertanto di un esempio insolito e straordinario di collezionismo. Ma collezionismo lo mettiamo fra virgolette perché si tratta in realtà di un'operazione culturale complessa che nasce da un legame stretto con il territorio, da un'attività economica fiorente, ma ancor di più grazie alla sensibilità e intelligenza delle persone che hanno immaginato e realizzato questa impresa e alle quali chiediamo di guidarci nella nostra visita. Ne parleremo quindi con Maria Grazia Marchetti Lungarotti, storica dell'arte e fondatrice sia del MUVIT che del MOO, e con Teresa Severini, responsabile marketing e comunicazione dell'azienda di famiglia. Le ringraziamo entrambe per il loro prezioso contributo e per la loro testimonianza. Io credo però che bisogna sempre riportarsi agli anni 60, a quando Giorgio diede il via a questa iniziativa incredibile allora, che era un rilancio viticolo di una regione che non aveva tradizione viticola. Quando allora decidemmo di che cosa scegliere per far conoscere, per diffondere la conoscenza di quello che era una produzione che si era affermata immediatamente come qualità. E scegliemmo il museo, rifiutando i musei d'attrezzi ovviamente, ma cercando la realizzazione di un museo culto, perché questa mi interessava anche per la formazione mia. Io vengo dalla storia dell'arte, per cui c'era necessità di mantenere fede a qualche cosa che era per me essenziale. Nell'impostazione, si trattava di creare tutto ex novo, perché nessuno dei tanti musei o museini visitati era stato di nostro pieno gradimento. Io devo dire che ero rimasta sempre frequentatrice di musei, ero rimasta sempre molto sconcertata dalla mancanza di contestazione che in genere quasi tutti avevano e danno tuttora. Per cui bisognava contestualizzare il soggetto nelle sue diverse espressioni. Abbiamo avuto vicini, amici, consiglieri,
persone, devo dire, molto care, ma devo dire anche che il museo è figlio mio. Ecco perché preziosi aiuti, tanti, no, se no, non tanti, numerosi e tutti dati con il cuore. Mentre invece avevamo cercato prima, io avevo domandato proprio, avevo tentato la via pubblica dicendo facciamo tutti coralmente questo rilancio del vino per l'Umbria, a nessuno era interessato. E allora avevo capito che dovevo proseguire da sola ho avuto bisogno di riflettere molto su come impostarlo. E poi, ripeto, ho avuto anche l'aiuto di persone come Mario Torelli, come tante altre persone di grossa qualità. Ma sono stati consigli soprattutto. Per il resto me lo sono inventato, diciamo. Ho voluto creare questo filo conduttore storico, che però per essere museo necessitava anche di avere la vivacità dell'oggetto, l'interesse di un oggetto accanto. E allora, suddiviso in settori, abbiamo avuto, dato l'avvio alla ricerca, all'assemblaggio delle varie testimonianze. Questo per quanto riguarda la parte archeologica, come per quanto riguarda la parte letteraria, come per quanto riguarda tutti quanti i settori in cui il vino è stato ed è stato presente nella storia degli uomini sin da età remote. Devo dire che indubbiamente la ceramica è stata, a parte l'archeologia, per vecchi amori e per rispetto al passato remoto, devo dire che la ceramica è stata veramente il richiamo più grande, perché prende con i colori, prende con gli smalti, prende con la rispondenza continua a cui vi accennavo prima, a quello che si sta svolgendo nel mondo in età contemporanea. È un'arte splendida la ceramica. Ma io non volevo una collezione, volevo una raccolta. La collezione è soggetta a un rigore e a precise regole che la inquadrano, facendola però giudicare da diverse angolazioni. La raccolta gode di una libertà maggiore. Io ho scelto la raccolta. Che è successo? Ci siamo trovati di fronte ad una sorpresa, perché noi stessi non avevamo cognizione. Seguendo il filo storico e seguendolo attraverso la ceramica, ci siamo trovati di fronte a un piccolo museo entro un museo, perché l'interesse alle tecniche che riguarda ogni settore e che qui è particolarmente dettagliato, ecco, ha fatto sì che, ripeto, si sia venuto a formare, a creare quasi un piccolo museo della ceramica. Le persone che hanno seguito l'interesse, soprattutto una persona molto strana, ma molto brava e molto esperta come Gianni Bartolomei, che creò il museo della raccolta molto bella dell'avvocato del notaio Pecchioli, e sotto la guida sempre attenta del direttore del Museo Internazionale della Ceramica, che fu un caro amico, e di Carmen Ravanelli Guidotti, anche lei prezioso aiuto. Ecco, questo settore della ceramica ha camminato più di tutti, più rapidamente e in maniera molto più ampia e più diversificata. Ci sono stati dei momenti in cui si sono offerte offrendosi delle particolari condizioni, siamo riusciti ad avere pezzi eccezionali. Altri erano così,
venivano da raccolte private, venivano anche da mercatini, anche dove c'è per caso il giorno la fortuna di trovare un pezzo molto bello finito per chissà quali suoi lunga, per quale sua lunga storia finito così sui banchi di un mercatino. Ma ci siamo rivolti alle grandi, anche alle grandi aste. Ecco, le origini sono plurime, quasi un puzzle a un certo punto, perché bisognava dire, non so, la ceramica risorgimentale, rinascimentale, beh, bisognava parlare della ceramica rinascimentale sotto l'aspetto di quelle che sono le grandi novità, dal lustro, per quanto riguarda la struttura della ceramica, ma bisognava parlare anche dell'ornato, dalle grottesche ai vasi classici che continuamente imperversavano. Bisognava parlare dell'istoriato, bisognava parlare anche di quello che era tuttora l'influenza della ceramica islamica. L'ambizione era arrivare all'oggi, e all'oggi siamo arrivati, ma purtroppo non avevamo più spazio, per cui ci siamo dovuti limitare soprattutto a quello che è stato l'espressione moderna contemporanea intorno agli anni 20-30. Ecco. Avrei desiderio, c'è un pezzo, ma è nell'altro museo, c'è un pezzo di Giuman, tanto per dire, un caro amico, bravo artista presente, ma ci sono soprattutto dei pezzi interessanti per gli anni 20. C'è il bicchiere di Hoffman con le asole ricavate nella doppia incamiciatura, che è un pezzo veramente eccezionale. Presenze di quello lì che fu quel magnifico autore di Domus, Giaponti. E lo abbiamo sotto vari aspetti. Abbiamo quel momento interessantissimo per la cultura europea che è Jean Cocteau. Mi ricordo, eravamo a Parigi e a un certo punto Chiara passando, fermi, fermi, ecco, aveva intravisto un piatto di Jean Cocteau. Avevamo già un Jean Cocteau in vetro, un calice di particolare interesse, che poi è stato largamente copiato. C'è stato un voler partecipare, ripeto, di tutti i movimenti che si sono susseguiti, magari con un solo esemplare, ma che potevano indicare i passaggi. Ecco. Però, ripeto, nello spirito della raccolta, al di fuori dunque il lezionismo, che è sempre molto più rigoroso e limitato insieme. Una lunga storia e un'amicizia con uno dei più grandi collezionisti, veramente collezionista, che abbia avuto l'Italia, vale a dire Cora, ecco, ci portò ad acquistare il Mastro Giorgio da Gubbio. Io sono eugubina, per cui era per me particolarmente tenera l'occasione. E devo dire che è un gran bel piatto, anche perché le firme che ci sono dietro sono interessanti. C'è l'incisione, il piatto è tratto dall'incisione di Marcantonio Raimondi, ma è l'idea di Raffaello, perché Raffaello non solo fa Marcantonio Raimondi il riproduttore delle sue opere in maniera tale da rendere pubblica il mondo, ma dalle idee ogni tanto, e Marcantonio Raimondi, che è un uomo indubbiamente di qualità, un artista di qualità e di fantasia anche, le traduce secondo gli insegnamenti dati e secondo l'interpretazione sua. E il Mastro Giorgio è un piatto che è pieno di qualità, anche perché indubbiamente noi abbiamo, parlando sempre del vino, storia, umanità, eccetera, abbiamo sempre molto volta l'attenzione a Dionisos più che a Bacco.
e il Dionisos enigmatico greco di fronte al Bacco romano, che è invece così la figura che più è temibile perché inquinerà l'ordine pubblico. L'enigmatico Dionisos è indubbiamente un personaggio molto più difficile a comprendere a destra, però insomma che Nietzsche ce lo proponga ancora e che tuttora sia proposto, seguito attentamente, ci sia quasi un rilancio, che cosa che dice. Il piatto è bello perché è un piccolo tondino in cui il Dionisos, ancora bambino, mette in bocca al satiro educatore un acino di uva, che è un piccolo acino, ma è del riflesso mastrogiordesco più bello di quello rosso rubino, come il grappolo, il resto il grappolo che è in mano al piccolo Dionisos. E così la Cantaride presente nella sua espressione più forte, più suggestiva. Era in casa d'amici vicino a Toscania quando si presentarono due muratori perché con dei pezzi di ceramica che avevano trovato durante lo scavo per non so per quale casa, per quale lavoro. Mi colpirono molto, li trovai di un interesse enorme, era arcaica, ceramica arcaica. Chiesi di averli in deposito, corsi dal mio vate liberale, il quale ne rimase entusiasta, ed era l'idilia del 300, descrivere entro il 300, che richiama poi a quelle che sono le idrie descritte dalla scuola riminese nella chiesa di San Tolentino. Un piccolo assaggio a vino, spaccato in due, rotto, e trovato smurando in una parete una certa cavità. Si era rotto evidentemente, ma San Francesco non si butta, c'era la figura di San Francesco dipinta. San Francesco non si butta, si mette da parte, si chiude, si mura, ma non si butta. E tante cose che rivelano, tanti altri particolari che rivelano anche così, gli uomini, l'animo umano in senso generale. Il vino sulla tavola, il vino nella medicina e il vino nella mitologia. Qui ci troviamo nel vino sulla tavola, quindi contenitori per il vino o piatti per contenere alzate per dove porre l'uva a tavola, ma che comunque erano tutti dedicati alla presenza sulla tavola ed erano perciò dimostrazione delle tecniche, della bellezza, dei colori, della brillantezza. Ce ne sono alcune che sono doni d'amore, perché anche lì c'è uno stretto connubio tra vino e amore che si ripropone continuamente, la convivialità, il convivio. Quindi il contenitore era quello anche che faceva parlare, trasmetteva dei messaggi, è molto importante questo. E lo vediamo nell'evolversi anche delle tecniche del XIII secolo in su, e così come nei vasi di farmacia che contengono i vari componenti delle ricette in cui entrava sempre il vino. Oppure il vino della mitologia, a cui arriveremo dopo, nel quale trionfa l'educazione di Bacco e del Mastro Giorgio. Le tecniche sono molteplici, vengono dalle botteghe più importanti, soprattutto dell'Italia centrale, che qui sono presenti e che fanno bella mostra di sé. È un museo, questo, che vuole testimoniare, ma vuole anche educare. E parla attraverso un bilinguismo presente fin dall'inizio e parla al mondo di quella che è l'importanza del vino, ma nella sua civiltà,
C'è anche poi una parte tecnica, quindi ci sono dei torchi monumentali, torchio di Catone, torchio di Plinio, c'è una parte dedicata all'insato, sicuramente è importante anche questo, però le arti decorative sono quelle che più parlano attraverso le forme di questa bevanda così misteriosa e così legata all'immaginario. Quindi la storia della ceramica attraverso il vino. Così come la storia del vino attraverso la ceramica, in fondo, perché nel commercio, lungo le vie di commercio, accanto, insieme al vino, erano, portati, commercializzati i contenitori, quindi i vasi, i piatti, quella produzione ceramica che così trasportata, trasportava con sé le tecniche, i colori e le innovazioni. E quindi in questo che ormai possiamo davvero definire un museo nel museo, così come la collezione, la raccolta delle antiche incisioni o quella dei ferri da cialda, sono qui, riunite proprio a testimoniare una storia, ma anche un territorio. Abbiamo la fortuna di vivere in un paese che è noto anche per le sue eccellenze enogastronomiche. E l'Umbria rappresenta una delle regioni più ricche di storia in questo senso. E non a caso ci troviamo in quello che è un museo del vino, un museo della civiltà, della vite del vino, ma il museo del vino proprio sta a raccontare questo territorio e il nostro paese. Devo dire che nell'iter di raccolta di queste testimonianze, sono oltre 3.000 i manufatti, c'è stato davvero un riportare dal mondo a Torgiano, all'Umbria, pezzi che oggi raccontano al mondo che cos'è la produzione italiana, anche d'arte, di artigianato e di produzione. E quindi lo definisco un museo di arti decorative, dove c'è anche una parte così di storia dell'uomo, però non è un museo antropologico, è un museo che racconta, ripeto, attraverso le sue raccolte, diversi aspetti, della vite del vino, nella tradizione, nella storia, nella mitologia. Un museo che ha anche uno scopo educativo, non a caso ci sono dei percorsi, così come al Museo dell'Olio, che è un altro museo sempre di proprietà privata, aperto al pubblico, come il Museo del Vino, così come al Museo dell'Olio ci sono dei percorsi dedicati per ragazzi, dove l'approccio è attraverso la mitologia, qui c'è Dioniso che prende per mano il ragazzo, là c'è Atena, verso una conoscenza e quindi un rispetto del prodotto. Questo è importante, lo si coglie in ogni sezione del museo, anche questa della ceramica. La conoscenza induce al rispetto e quindi uno degli scopi della Fondazione Lungarotti è anche quello di promuovere la sostenibilità e l'educazione al bere consapevole e si fa anche attraverso la conoscenza di quello che nel passato, nel tempo, ha rappresentato il vino, nel quotidiano così come nell'immaginario collettivo. In questo museo ci sono collezioni che hanno viaggiato, ci sono state esposizioni a Tokyo, Osaka, a Kyoto, a Shanghai, a New York, di alcuni dei pezzi che venivano dal Museo del Vino. E quindi un ulteriore modo di far conoscere un'Umbria differenziata, colta, con un museo dedicato che è veramente molto apprezzato, soprattutto dagli stranieri, perché il nostro, strano a dirsi, è un pubblico soprattutto proveniente dall'estero, ma che merita di essere conosciuto anche di più anche dai nostri conterranei, perché non è un museo dei vini Lungarotti, pur essendo stati tra i fondatori dei musei d'impresa. Questo non è un museo che testimonia la nostra produzione, al contrario, è un museo del vino e c'è una fondazione Lungarotti che lo gestisce, ma così come il Museo dell'Olivo e dell'Olio. Questo museo è stato aperto al pubblico nel 74, seguito da quello dell'Olio nel 2000,
ed è in continua evoluzione, proprio l'esempio di museo dinamico che racconta attraverso testimonianze del passato ma anche contemporanee la grande forza evocativa del vino. Le tecniche, la scienza, la ricerca porta tante innovazioni, però ci sono dei punti focali che sono sempre gli stessi. Nella parte sottotecnica c'è una olla romana. La olla era un contenitore in ceramica, un grande contenitore che stava sottoterra, usciva soltanto il cerchio superiore e quello serviva per tenere il vino a temperatura costante, freddo, più fresco diciamo d'estate e più caldo d'inverno. Piccole pillole dedicate all'insegnamento ai ragazzi. E qui ci sono invece, c'è un sistema anche abbastanza smart di comunicazione fatto attraverso gli access point, dei pezzi più significativi o che possono meglio raccontare appunto la loro storia e attraverso gli smartphone. Ecco, vedi, adesso siamo al vino e alla mitologia, no? Siamo introdotti a questo settore, a questa sezione da questo giovane Bacco attribuito a Girolamo della Robbia, che fu ritrovato, mia madre lo ritrovò, a una vendita all'asta a Parigi. Probabilmente furto napoleonico, si vedono ancora le tracce del bel fondo blu, azzurro del cielo, tipico delle produzioni della Robbiani, ma posto su questo velluto Belle Époque. Così l'abbiamo voluto lasciare proprio per testimoniare anche una storia del pezzo in sé. Poi i vari storiati dove trionfa sempre questa idea dell'amore, vino e amore, con Bacco e Venere, e giunge al Mastro Giorgio, l'infanzia di Bacco, con un lustro di grande interesse, vediamo anche questo paesaggio riprodotto, idea di Raffaello, sì, naturalmente, ma con una leggerezza, oltre che una raffinatezza nel disegno, molto particolari. Firmato e datato Mastro Giorgio da Gubbio, poi c'è un altro piatto appartenente alla scuola, ma da qui abbiamo fatto Medioevo, Rinascimento, bisognava passare al contemporaneo. Quindi una grande intuizione è stata quella di scegliere pochi pezzi per ogni epoca, per ogni stile, per arrivare poi all'oggi. E difatti, ecco, da questo bellissimo gruppo Capodimonte, salendo su questa scala, le vetrine illustrano queste diverse tecniche, tipologie, stili, Neorinascimento, Liberty, Deco, il piatto di Joe Tilson con un Dioniso, dio della linfa vitale, ecco, che è un grande piatto che collega la cultura classica all'oggi. E Jean Cocteau col satiro, e poi via con espressioni le più diverse. Questa è la maschera di Dioniso con il corno, il simbolo del teatro, Kano Tatsunori, un giapponese, la baccante di Caruso, e così via. Un piccolo flash per dire che l'evoluzione, il gusto non si ferma, c'è un oggi che esiste però grazie alla cultura di ieri. E poi Ferri da Ciarda e l'importantissima sezione delle incisioni, sono oltre 500 incisioni da Mantegna a Picasso, sono tutte a tema, quindi di per sé meriterebbero essere un museo a sé stante. Cosa significa questo? Che la promozione di un territorio può passare attraverso la cultura, davvero, anche se si tratta della promozione di un prodotto della terra. Ma l'importanza è questo, il frutto della lungimiranza di Giorgio e Maria Grazia,
che è stata quella di guardare al futuro con qualcosa che potesse continuare a parlare ai posteri senza, come dire, ancorarsi al nostro prodotto. Questa è un'idea, devo dire, che ancora oggi ha una sua unicità. Pochissimi hanno seguito questo pensiero e venire a Torgiano rappresenta oggi un'esperienza, oggi che si chiede al turismo di essere esperienziale, ecco, un'esperienza che poi è completata ovviamente da una visita a guidata alla cantina, da un giro sulle nostre colline, tra queste vigne così belle che poi meritano tanta attenzione dal mondo intero. Ecco, il tutto si può fare attraverso un museo. Questo fu aperto al pubblico nel 74, pochi anni dopo, nel 2000, è arrivato il Museo dell'Olivo e dell'Olio. Due prodotti che sono l'eccellenza di questa terra e l'eccellenza del nostro paese.